Mezzo secolo di musica, in 35 minuti carichi di emozione. Grande successo alla Galleria Nazionale dell'Umbria per l'anteprima di Umbria Jazz 50 Time After Time, il documentario di TGR Umbria e Rai Umbria, realizzato da Elisa Marioni, Andrea Rossini e Dario Tomassini con il montaggio di Gabriele Liberati, che ripercorre la meravigliosa avventura di Umbria Jazz. Il documentario, ha spiegato Luca Ginetto, caporedattore TGR Umbria, vuole raccontare il vivere d'oggi e testimoniare la memoria storica in un percorso triennale che ha già prodotto il podcast sul Mostro di Foligno e il documentario sulla Quintana, la nascita della Mostra del Perugino e Ceri di Gubbio. Il viaggio si snoda tra interviste e racconti, il grande protagonista è Carlo Pagnotta e con lui ci sono tra i tanti Renzo Arbore, Enrico Rava, Stefano Bollani, Paolo Fresu, il critico musicale Andrea Spinelli, il fotografo Giancarlo Belfiore, la promoter Patrizia Marcagnani, l'artista Giuliano Giuman. Il filmato è visibile su www.tgr.rai.it/Umbria e il direttore di Rai Umbria, Giovanni Paparini, assicura che verrà diffuso in tutti i canali e le piattaforme. Si vedrà su Rai Play e si pensa a una proiezione al postmodernissimo. Siamo molto contenti perché la presentazione di questo documentario sui 50 anni di Umbria Jazz continua quel percorso che abbiamo iniziato 3 anni fa con tante altre iniziative come il podcast sul Mostro di Foligno, i documentari sulla giostra della Quintana, sulla corsa dei ceri, sulla nascita di una mostra proprio qui al Perugino. E quindi continua questa nostra volontà di creare tanti contenuti nuovi per il nostro sito internet e per raccontare sempre di più in tutta Italia e nel mondo quelle che sono le cose davvero straordinarie ed eccezionali dell'Umbria. La collaborazione con Umbria Jazz per questa trasmissione? Doverosamente la collaborazione con Umbria Jazz, devo dire che poi però molto ci è stato offerto dalle tech della RAI, storiche tech della RAI, e da tanti appassionati perugini che avevano nei propri cassetti, nei propri armadi, tantissimo materiale proprio legato alla Umbria Jazz. Beh, 50 anni sono una ricorrenza importante e soprattutto la RAI che aveva i filmati dei primi anni, perché in quei primi anni esisteva solo la RAI, e sicuramente ha riuscito a trovare qualche chicca magari inedita. Due parole sulla collaborazione con la RAI per questa creazione di questo... Noi non abbiamo fatto tutta la RAI.